Sì, Marco. grazie Nicola, buonasera a tutti. Sì, prima di dare, vi rubo qualche minuto, prima di dare la parola all'ultimo intervento programmato a cura del professor Bellini, vorrei portare un attimo alla vostra attenzione, come ha detto Nicola, la campagna nazionale che stiamo sviluppando come MFE. Ecco, ringrazio Francesca che sta condividendo sullo schermo il nostro appello. È sostanzialmente una raccolta di adesioni all'appello Una ripartenza per l'Europa. Si tratta insomma di raccogliere adesioni che saranno poi inviate al Parlamento europeo. Questa azione prende il via dopo la proposta della Commissione europea che sapete insomma è ora in discussione. Prevede il coinvolgimento di tutte le realtà rappresentative della società, tutti insomma quei soggetti che in qualche modo rappresentano i vari mondi, associazionismo, partiti politici, forze socio-economiche, accademici, mondo cooperativo e via dicendo, insomma cultura, volontariato, a tutti i livelli. L'obiettivo è anche quello di dar vita a finalmente insomma, una mobilitazione all'interno del Parlamento europeo per trovare una maggioranza disponibile finalmente ad aprire il cantiere della riforma dei trattati. È un duro lavoro che fece proprio anche Altiero Spinelli, partendo da 9 deputati, il 9 luglio del 1980 con il Club del Coccodrillo, ed è proprio il 9 luglio che simbolicamente finisce questa nostra campagna, i 1000 per fetale. Cosa chiediamo al Parlamento? In brevissimo, sono 3 punti. Il primo, di vigilare affinché le ambizioni espresse nella proposta della Commissione siano la base, siano il minimo, siano la base di partenza e quindi avviando insomma, subito respingendo accordi al ribasso. Il secondo punto è battersi affinché le nuove risorse proprie dell'Unione vengano valutate, raccolte e soprattutto quello che chiediamo gestite a livello europeo, avviando subito un confronto sull'attribuzione di una competenza fiscale all'Unione Europea. Questo è fondamentale per partire. E il terzo punto è ovviamente come istituzione al Parlamento Europeo chiediamo di guidare il processo delle riforme politico-istituzionali necessarie per costruire l'Unione Politica e quindi elaborando e proponendo alle altre istituzioni europee un progetto di Costituzione federale europea. In vista anche del confronto con i cittadini nel quadro del rilancio, ci auguriamo possa venire il prima possibile, del processo della conferenza sul futuro dell'Europa. Tutto questo non è possibile farlo da soli e siamo convinti che nella società ci siano tanti oggetti e mondi e ne sono la prova le numerose firme che stanno giungendo con cui creare un fronte ampio di condivisione e direi un canale efficace di trasmissione appunto verso le istituzioni europee, in questo caso verso il Parlamento europeo, delle esigenze e delle aspettative di tantissimi cittadini europei. Se riusciamo insomma in questo, allora io credo che potremo veramente amplificare significativamente il messaggio e far capire anche l'urgenza. E quindi direi che ci aspettiamo, direi Nicola, ci aspettiamo da tutti gli ospiti di questa sera un interesse e poi direi anche una firma alla nostra campagna. E detto ciò, appunto.